10 giorni dopo il sequestro Vinci, a metà dicembre, fu sfiorato un altro rapimento a Porto Rotondo. Marella Giovanelli si salvò per poco grazie all'intervento di un vigilante preso a fucilate dai banditi appostati davanti casa. Adesso questa donna sarda, bella e cocciuta vive nel terrore. Cos'è la paura? La paura io l'ho vissuta come una malattia perché non ero abituata, quindi dolori addirittura fisici. Poi in un mese è passata abbastanza. Ecco, ma è passata davvero la paura o c'è ancora? Ma diciamo che sulla paura e sulla voglia di andarmene ha prevalso poi il grande attaccamento che ho per questa terra e forse io non sarei capace di vivere da nessun'altra parte. La paura c'è sempre quando succedono queste cose agli altri, allora pensi che al posto loro ci saresti potuta essere tu. Ma per una sarda, ecco questo è importante, per una sarda avrei paura di essere sequestrata. C'è in qualche modo un risentimento contro la propria terra, contro la Sardegna? No, perché la mia terra non è così, è una minoranza di persone che non basta che sia una minoranza, è una minoranza assolutamente emarginata ed isolata. Io infatti vorrei rivolgermi alle donne della Barbagia, perché da noi il matriarcato ha sempre avuto una funzione talmente importante e quindi questi non sono uomini soli, ognuno di loro ha una madre, una sorella, ha una moglie, una compagna, quindi sono queste donne che devono aiutare i loro uomini a ritrovare la dignità che hanno perso.